Innanzitutto buongiorno e grazie di essere intervenuti a questo focus group Creando Puentes e soprattutto vorrei ringraziare il presidente di Muse Bologna Angelo Tantazzi e professor Angelo Tantazzi e la professoressa Rita Costato Costantini che è coordinatrice nazionale Muse per queste occasioni estremamente importanti per i nostri musei. Io sono Massimo Midica, sono direttore dei musei civici d'arte antica e quindi di una serie di musei, quattro musei, oltre al medievale, museo medievale dove risiede appunto la direzione, alle collezioni comunali d'arte di Palazzo da Curzio, il museo da Via Bargellini di Palazzo da Via Bargellini e infine un museo che purtroppo attualmente è chiuso, il Museo del Tessuto e della Tappezzeria Vittorio Zironi di Villa Spada. Ovviamente quando abbiamo ricevuto l'invito a partecipare alla presentazione del progetto Creando Puentes, abbiamo aderito subito dopo una serie di incontri. Come potrete vedere alle mie spalle, in quanto proietteremo un po' quelle che sono state le prime esperienze e ahimè potremo constatare come, essendo partito ormai da alcuni anni, come le prime esperienze che furono realizzate proprio presso il Museo Civico Medievale, in particolare con la scuola elementare Casaralta, Angela Lezzi e Paolo Cova accompagnarono gli studenti. Fa un certo effetto e una certa impressione vedere queste immagini, sembrano appartenere un po' perché appunto il progetto era iniziato con una presenza diretta, un coinvolgimento delle scuole e ovvio che è continuato in seguito con altri percorsi. In questo caso eravamo nel gennaio del 2020, tra gennaio e febbraio c'era stato un incontro al Museo Medievale per programmare appunto e mettere a punto il progetto per quanto riguardava i musei civici d'arte antica. Purtroppo il periodo della pandemia ha costretto non a interrompere, ma certamente a modificare i nostri obiettivi e in realtà si è tenuto un laboratorio in DAD, in questo caso con le scuole Bombici, che aveva come momento centrale proprio le trame del PBiale, la lavorazione dell'oreficeria. Quindi l'oggetto diventa terreno di incontro di saperi, tecniche e materiali. Era stata l'occasione ugualmente per approfondire le origini dei colori e varie altre tecniche legate non solamente alle trame. Nasceva tutto da un laboratorio che si era tenuto appunto sulla lavorazione del tenaio e quindi momento centrale era il PBiale del Museo Civico Medievale che, come sapete, è stato restaurato da pochi anni in collaborazione col Victoria and Albert Museo. Ma quando abbiamo cominciato a parlare di questa collaborazione, i musei civici d'arte antica e l'istituzione Bologna Musei, di cui questi musei fanno parte, avevano già un progetto innovativo proprio dell'istituzione Bologna Musei dal titolo che MIA, Musei Inclusivi e Aperti. E tutto sommato, se noi confrontiamo i progetti che in qualche modo il progetto di Creando Puentes è messo in raffronto con il progetto MIA, ci accorgiamo di molte similitudini. Innanzitutto partiva il progetto MIA dall'idea che la cultura possa essere utilizzata
come leva per l'inclusione sociale e possibile opportunità di crescita occupazionale. Perché non era solo il tema dell'inclusione, c'era estremamente importante, cioè il museo che usciva e prendeva rapporto con la città e con le realtà sociali, ma era anche, come dire, un'occasione di formazione, come poi in realtà anche creando puentes, l'utilizzo di artisti di altre e di altri personaggi mettono in evidenza. In questo caso era l'utilizzo, la formazione di un gruppo di giovani, tra cui anche giovani in condizioni di fragilità e rischio di esclusione, che venivano formati per svolgere un'attività che era in qualche modo in parallelo, che non si voleva sovrapporre all'attività didattica che già era presso i musei, ma che uscivano in qualche modo dal museo e prendevano contatti con le realtà sociali della città. Quindi le attività sono state diverse nei confronti, prendendo rapporti e contatti per esempio con i quartieri, quindi ci sono stati rapporti con le donne, soprattutto anche per chi non conosceva la lingua, in qualche modo era escluso anche da questo punto di vista. Ma soprattutto anche, e oggi ne potete vedere una persona che è proprio in servizio nella sala a fianco, anche con un servizio di accoglienza. Quindi diciamo, da un lato il problema dell'inclusione, quindi svolgere, creare azioni di inclusione, modalità inedite e sperimentali con cui creare connessioni tra il territorio e i musei, tra tessuto sociale e luoghi che per loro natura hanno fanno cultura. Avvicinare quindi ai musei pubblici differenti per età e provenienza, in modo da offrire un'adeguata accoglienza all'utenza. Quindi in qualche modo per la prima volta il museo esce in città, prende contatti, invertendo, come dire, una dinamica già consolidata. E questo credo è un'esperienza, scusate se parlo di un'esperienza legata all'istituzione, ma questo per fare capire come non si è sovrapposta, ma certamente il progetto creando Puentes, che in qualche modo è un progetto molto più vasto di scala internazionale, ovviamente trovava nei musei civici d'arte antica, in particolar modo nell'istituzione Bologna Musei, come dire, già un terreno fertile ed aperto a queste problematiche. Direi che per quanto riguarda i musei civici d'arte antica, quindi oltre ai ringraziamenti, spero appunto che da questa giornata possano emergere motivi nuovi di riflessione, e spero anche che l'esperienza oggi al Museo Civico Medievale, alla visita al museo guidate da Ilaria Negretti e Antonella Mampieri, che ovviamente ringrazio, che fanno parte dello staff. Ovviamente le persone che sono presenti non sono tutte quelle che hanno collaborato, parlavamo di Paolo Cova che non è potuto intervenire, che aveva appunto svolto insieme ad Angela Lezzi, anche Angela Lezzi, e Silvia Battistini, che è stata un pochino la prima a prendere contatti e che ovviamente ringrazio. Ma a questo punto vorrei lasciare la parola al presidente di Muse Bologna, il professor Angelo Tantazzi. Prego. E forse prima facciamo tradurre un attimo. Ah sì, scusate, perché ho detto tanto. Del suo discorso poi sicuramente parlerà il presidente Angelo Tantazzi. Giusto. Okay. Oppure guarda, facciamo così, quello sì. Tienilo per okay. Angelo, facciamo così. Benissimo. Perché così
Sì, sì. So, hello everyone and welcome. This was the director of the... Forse anche senza mascherina. Senza mascherina, sì, sì, puoi, si può. Per il microfono. Sì, sì. Okay. This was the director of Civic Museum of Medieval Art speaking. First of all, we would like to thank you all for coming and to thank the organizers and everyone who would like to take part in the presentation today. The project was obviously welcomed to the Civic Museum of Bologna. It was mentioned that before COVID, there was actually another project going on in here. It was a project for inclusivity and for open museums that were open to everyone. Therefore, obviously, the Creando Puentes project was obviously welcome. Initially, the project started right before COVID, so the first relationship were actually entertained right before January 2020. And initially, as you could see from the video before, the visits were actually in presence. It kind of sounds like a fever dream right now because there's COVID going on for 2 years. But after the initial pandemic, the project could be continued online and with social distancing. The initial project I mentioned before, so the one for inclusivity and open museums, was actually a way to relate museums and culture to the actual social reality of the city, not only to educate younger people, even those in more fragile economic situations, but also to include those in search, for example, of a job in the city. So for example, there were many relationships with neighborhoods, and it was also a way for people who don't know the Italian language to actually get included into the city. So it was a way to create relationship between the region, so in the Romagna, museums, culture, and society. Obviously, Creando Puentes is much more international, but it was obviously welcome since there was such a fertile ground starting off. He hopes that new reflection will come from this discussion, and that you will enjoy your stay here, and that you have enjoyed the guided tours provided by our wonderful guides. He would also like to thank everyone, and even those who are not present today due to many inconveniences. And now the word will go to Angelo Tantazzi, who is our next speaker. Io voglio ringraziare il dottor Medica per l'aiuto che non da ora ma da anni, dopo passo all'inglese, da l'Associazione Muse Bologna, e credo che anche per i nostri ospiti le idee, le modalità, quello che è stato fatto negli anni passati possano essere anche di esempio o di stimolo, diciamo così, ad altre associazioni di muse nello svolgimento della propria attività a favore dei piccoli. I was thanking the managing director of the museum because it's not from now that he's helping Associazione Muse Bologna, and I think also that the experience that has been realized in the past years can be also helpful for the experience that other associations, Muse, can try inspiration or experience to realize in their own territories. I introduce briefly myself. I am Angelo Tantazzi, and I have been president of Muse Bologna from the year 2005.
The association went through different times of growth and reduction of the activity in this long period according to the size of the yearly grants that we collected from donors, private companies, foundations, and so on. We went through a long period of recession of the Italian economy until the middle of the last decade. Then we had bigger financial resources until the COVID pandemic, of course. And while our the financial resources have gone through ebbs and flow, the demands of the primary schools for the activities of the Muse Association have grown consistently over time. So there has been a growing gap between, for a certain period, between what we could do and what have been the demands from schools and so on here. Bologna, in addition, is and has been an area of strong immigration, and the need to facilitate, to enhance the dialogue between the children and their families, the schools and the teacher, these needs have risen accordingly during all the period. The MUSE approach has proven very successful over the years, even if with the resource constraints. Speakers that will follow will illustrate in details the work that we have done and the achievements that we have reached. And I trust that the mutual exchange with our colleagues of other countries will help also to enrich further the way we work. And with these wishes, I leave the floor to the people that will follow. Thank you very much. Hello, thank you very much. Thank you to everybody to be here. First, I speak Italian and then Cecilia will translate. Grazie a tutti, grazie per essere qui e grazie soprattutto appunto ai musei medievali per averci accolto. Un grazie particolare alla Fondazione Udimen in Spagna, che promuove da più di 10 anni dei progetti Erasmus per mettere in rete, far veramente tessere una rete tra le varie realtà muse. Siamo 12 paesi muse, 10 in Europa più Israele e Brasile. Sono più di 500.000 bambini che ricevono gratuitamente il progetto Muse nel mondo. Un progetto Muse che forse conoscete tutti, ma brevemente appunto è un progetto che nasce dalla volontà di Udi Menuhin per portare l'arte nelle scuole come linguaggio comune per promuovere l'inclusione sociale e il dialogo interculturale. In questo caso il progetto Erasmus Plus Creando Puentes è un progetto pensato per mettere in relazione i musei, scuole e per promuovere l'attenzione sia degli insegnanti della scuola e dei bambini a quelli che sono i beni culturali e le competenze di cittadinanza per avere, per sostenere il
i programmi scolastici nel, anche appunto in un'educazione alla cittadinanza. Perché? Perché educare alla cittadinanza vuol dire anche conoscere la storia, stimolare la curiosità delle nuove generazioni verso quello che è stato il nostro passato, i beni culturali, il rispetto e la cura di quello che abbiamo, i beni culturali che non sono solamente beni diciamo appunto museali, ma anche rispetto dell'ambiente, del paesaggio e del territorio. E lascio comunque la parola adesso alle esperienze che sono state fatte in questi ultimi 2 anni. Sono state esperienze di didattica particolarmente difficili, perché come sapete i nostri artisti hanno dovuto cambiare continuamente programma, essere flessibili così come gli insegnanti, e in questo il museo, come avete visto, ci è venuto incontro. Grazie, grazie a tutti. Okay, starting off, thanking once again everyone present at the museum and especially the Fondazione Unimed Spagna. They create Erasmus project between the different realities. There are more than 500,000 children that receive the MUSE project for free. And the project starts off especially from the Unimed Foundation. Creando Puentes was born to put into relation museums, schools, cultural, our culture, and obviously also a good way to behave as a citizen. Citizens are not don't just know our own history, but they need to learn to respect it. They need to be curious of our past, and they need to learn a way to take care of what we have in the present that comes from our past. That also goes for our own territory and environment. And now the speaker will talk about the experiences that we've done in the last 2 years. Obviously, everyone involved had to be pretty flexible due to COVID, but they did manage to do the project. So now on to our next speaker. Mara di Gian Matteo. Mara di Gian Matteo. Mi giri tu le slide? Queste, no? Sì, siamo giusti, giusto? Se vuoi facciamo una slide alla volta per tradurla, perché intanto parlerò anche attraverso le immagini. Quindi... Ok, va bene. Facciamo una slide per una, così sempre sì. Io mando avanti, poi parli e siamo tranquilli. Buongiorno a tutti, a tutte, sono Mara, e, sono un'artista visiva e tessile, e lavoro con la tessitura e gli arazzi, e, lavoro con l'Associazione Muse dal 2017, quindi da 5 anni circa. E, tanto faccio i miei ringraziamenti alle mie coordinatrici che mi hanno inserita in questo bellissimo progetto e che ieri mi ha portato anche a conoscere i miei colleghi europei, e quindi scambiarci anche delle pratiche e confronti attraverso le foto dei nostri lavori che portiamo avanti con le scuole nelle altre città, ed è stato molto bello. E, quello che vi racconterò attraverso queste 10 immagini molto velocemente, cercherò di fare un sunto della mia esperienza in questi 2 anni del progetto Creando Puentes. E ne ho ancora un altro perché dura 3 anni, questo anno che abbiamo appena iniziato, insomma speriamo di poterlo concludere anche rispetto al gemellaggio che abbiamo creato con il Museo Civico Medioevale.
E il mio progetto si intitola Weaving the History, quindi intrecciare la storia. This is Mara, she's a visual and textile artist. She has been part of the project since 2017. First of all, she would like to thank her coordinators to make her part of this experience today, which actually brought her closer together to the European counterparts of her work and got her to actually expand her own research and experience. This is the experience that she's been doing for the last 2 years for Creando Puentes, and it's actually called Weaving the History. Okay, slide 2. Perfetto. E una volta che sono entrata nella classe, ovviamente la prima cosa che ho chiesto ai miei alunni è stato: ma che cos'è la tessitura? Quindi sappiamo tutti che cosa significa tessere. Secondo voi da quanti anni si tesse? Come l'uomo ha capito un giorno che intrecciando qualcosa, si potesse insomma creare un tessuto o un filato, e da lì siamo andati un po' alla ricerca delle prime testimonianze, quindi di tessitura, che cosa ci è rimasto insomma, quale documento ci attesta, quale immagine visiva ci racconta la nascita della tessitura. E quindi abbiamo scoperto che già dal Neolitico, Paleolitico, i nostri antenati insomma intrecciavano già delle fibre. E poi abbiamo visto anche l'evoluzione ovviamente degli strumenti tessili fino ad arrivare al giorno d'oggi, quindi ai macchinari industriali. Ci siamo tolti le magliette per capire che cosa c'è scritto in quelle etichette che ci danno tanto fastidio quando le indossiamo, che ci sono elementi che ci fanno capire anche dell'origine delle materie tessili e di come sono stati prodotti. E quindi sicuramente la tessitura ci ha permesso di fare un viaggio proprio nella storia dell'umanità. First of all, they started off by wondering what actually is the textile industry, how long has it been around, how did men actually invent it. They went back in history and found the very first traces for the textile industry. Ever since Paleolithic and Neolithic times, man has actually done weaving and textile work. They've looked at how the various instruments have evolved throughout time, and they've actually gotten up to modern, present-day instruments that we actually use in factories nowadays. And they've actually even wondered like about their own t-shirts, like how are they made? What can our tags on our t-shirts tell us about how they were made, about the various materials? Poi diciamo, il passaggio successivo è stato quello di scoprire che cosa i nostri antenati ci hanno raccontato nelle immagini tessili, quindi negli arazzi in special modo. E ho portato loro dei cataloghi, dei libri, anche dei piccoli esempi di tessuto da poter far circuitare in classe. Ah, innanzitutto non abbiamo in queste scuole, a differenza invece come anche nelle scuole europee, degli spazi adatti ai laboratori. Una delle piccole nostre grandi difficoltà da superare è quella di dover lavorare nelle classi dove loro sono tutto il giorno, quindi tra i banchi, le sedie, gli zaini che fanno inciampare i nostri piedi, e quindi portare questi cataloghi e farli circuitare permette loro anche di ricreare un attimo lo spazio nel quale lavorano, quindi spostare i banchi, cerchiamo un luogo ideale dove poter iniziare il nostro laboratorio. E siamo andati anche a scoprire che cosa questi arazzi fino a quelli contemporanei ci raccontano, e diventare noi stessi dei narratori, quindi capire attraverso le immagini le storie che vengono narrate e come noi possiamo diventare narratori delle nostre future creazioni.
So they wonder what tapestry actually tells us, what stories are weaved into the fabric. They brought catalogs of various tapestry into the classroom. Unfortunately, in this case, they did not really have a laboratory where this could actually be done. They did it in everyday classrooms, but bringing in catalogs was actually a possibility for the children to actually kind of play around with their classrooms, move around the desks a little bit, and have fun. And they've actually wondered how they themselves can become narrators of the stories that are actually weaved into the fabric, so how they can tell their stories on their own. Passaggio successivo, finalmente si arriva alla pratica e quindi cominciamo a capire un po' la base della tessitura. Che cos'è una trama? Che cos'è un ordito? E cominciando a manipolare un po' con le nostre manine, cominciamo a tagliare della carta o capire che tipi di filati possiamo utilizzare e proviamo a giocare intrecciando. In questo modo cominciamo a prendere un po' di dimestichezza su un lavoro che sarà abbastanza lungo successivo. Then they went off to practice and they tried out various types of weaving. So for example, knowing the basis, like what is a plot. And they started by using paper and weaving it together to then go on to a bigger, longer project. Grazie. Poi nel bel mezzo del nostro laboratorio è arrivato un secondo lockdown che purtroppo ci ha ricostretti a stare a casa. Fortunatamente abbiamo avuto il permesso di poter continuare a lavorare online, ma come si fa a lavorare online con un laboratorio molto pratico? E quindi è stato, diciamo, inizialmente è stato difficile perché i bambini sono abituati ad essere seguiti anche personalmente e quindi c'era confusione anche nelle chat, tutti volevano parlare, chiedermi consiglio, ma se io metto il filo così, se io metto così. E alla fine, grazie a Muse Bologna, che ha avuto questa grandiosa idea di regalare ai bambini un telaio vero da poter farlo recapitare a casa e così siamo riusciti a dare loro un telaio dove da casa abbiamo cercato di, insomma, di lavorare, di portare avanti il lavoro lo stesso. Then unfortunately COVID came, there was a second lockdown and therefore all in-present activities had to be suspended. Initially, they started doing the project online, but obviously it was very hard, being it a very practical workshop. Also, the children were very used to being helped around by the teachers, so there was a lot of confusion. Though, thanks to Muse Bologna, they could actually gift to every children involved in the project a little wooden frame to do their own tapestry at home, and therefore the project could go on. E poi finalmente siamo arrivati al nostro incontro con il museo. Purtroppo è avvenuto online, quindi speriamo anche di poterlo recuperare quest'anno con una visita dal vivo. E grazie alla professoressa Angela Iezzi e al suo coordinamento siamo riusciti a fare una lezione bellissima e focalizzando la nostra attenzione anche sui due oggetti da me scelti nel museo per poter gemellare diciamo, lo sviluppo creativo poi degli arazzi che realizzeranno i bambini in maniera, insomma, più articolata, quindi siamo riusciti a farcelo presentare direttamente da una guida del museo. E questi, perfetto, e questi due oggetti, chi ha fatto la visita questa mattina li ha incontrati, sono il piviale di San Domenico e l'orecchino bizantino. E il piviale, questo tessuto meraviglioso che ci arriva dai primi del 300 e racconto brevemente solo per chi non c'era, è un tessuto ecclesiastico, un martello che veniva indossato
dai preti, in questo caso probabilmente da un papa, ed è stato in lino ed è stato ricamato da una manifattura inglese, si presume londinese, in filati di seta, lamine di oro, di argento, e soprattutto è possibile vedere il colore naturale di questi filati che sono stati tinti naturalmente e i colori ci sono stati tramandati così nell'arco dei secoli, proprio come venivano tinti naturalmente dal passato, con le materie naturali principali. E la forma circolare, semicircolare del piviale, la forma semicircolare dell'orecchino, questa forma mezzaluna, sono stati anche degli elementi simbolici e geometrici che mi accomunano anche con il lavoro che porta avanti la seconda insegnante in musea, la musicista Enza Prestia, che fa parallelamente al mio un laboratorio sui suoni, sul canto, e siamo partiti proprio dalla simbologia dell'arachne, del ragno, e come questa simbologia si è sviluppata anche in musica, e lei lo sta sviluppando attraverso un laboratorio specifico sul ritmo, sulle tarante, questa tarantelle, questa tradizione musicale italiana che racconta proprio degli intrecci e delle emozioni. The initial meeting with the museum was unfortunately online. They hope to do one in person in the following year. They did a wonderful lesson with Professoressa Angela Jetti. And they actually focus on two of the main, the most important objects for this project. The first one was the coat of Saint Domenico, and the second one was the Byzantine earring. You could actually see them during our own visit. The coat actually comes from 300. It was an ecclesiastic robe, probably worn by the Pope himself. It's entirely done in linen, and it's actually done from English, probably from London materials like silk or silver, and it is actually colored all in natural materials. Its shape, which is a semicircle, is actually very important for the second project that they are doing. There is a second project going on, all centered around music. The starting point was actually the same one, so it was the symbolism around the figure of the spider. Just as we can see, like weaving, so spiders weave their webs in the textile field, we can see the same thing with rhythm and music and in the traditional dance form of tarantella, which is a traditional Italian dance in music. E la chiudo. La professoressa Angela Jetti ci ha spiegato ovviamente anche le tecniche, le fibre, quindi i bambini hanno potuto vedere nello specifico l'oggetto del piviale. Andiamo avanti. E finalmente arriviamo a lavorare. Gli ultimi incontri del laboratorio, siamo potuti tornare in classe, quindi i bambini hanno portato i loro telai e abbiamo iniziato il nostro progetto di tessitura. E ultima cosa, che cosa più importante per noi, che cosa ci hanno raccontato, cosa mi hanno raccontato i bambini alla fine che magari lo leggiamo. Queste sono state le loro impressioni a fine laboratorio. E ne hanno dette tante, queste quelle che mi ricordo, che ho annotato, che non c'è alcuna fretta né competizione, grazie, che non c'è alcuna fretta né competizione di finire subito e bene il lavoro, perché ovviamente è un laboratorio dove i tempi si allungano e siccome si è abituati a finire, a dover fare, e quindi finalmente c'è un attimo di tempo. Lavorare con tempi lunghi di creazione mi fa stare più a mio agio nel lavoro e con i compagni. Anche se il lavoro è lungo, posso alzarmi e muovermi nella classe ed aiutare un compagno rimasto indietro. Se sbaglio alcuni passaggi, posso anche creare dei pattern tessili nuovi ed imprevisti.
Lavorare con tanti fili colorati e morbidi stimolano le mie mani e le mie idee a creare. E da grande voglio diventare un tessitore o essere un tuo assistente in atelier. Anche se sono andato in ansia all'inizio e pensavo di non farcela, sono riuscito ad arrivare fino alla fine. So finally we have some actually testimonies from the children who took part in the class and some things that I've actually told her at the end of their experience, and we'll actually read them firsthand. So first of all, there is no rush or competition to finish the work immediately and well. Working with a long creation, working with long times makes me feel more comfortable and working with long creations makes me feel more comfortable and actually with myself, with my work and with my classmates. Even though the work might be long, I can actually get up and go around the classroom and help out a classmate who's been left behind. Even though I might do some passages wrong, I can always create new patterns and move on from there. Working with so many colored threads and that are actually soft actually stimulate my hands, my thoughts, and my will to create. When I grow up, I want to be a weaver or an assistant at your atelier. And even though I may have gotten a bit anxious at first, and even though I thought I could not do it, I eventually did it in the end. Thank you. Grazie. Posso? Sì, certo. E adesso ci parlerà anche Silvia Elmi della sua esperienza, che è un'artista che lavora qua, Muse Bologna, in alcun... che ha una presentazione, che ha delle foto, quello che è, ci va benissimo, che ha delle foto, e niente, inserisco le foto e do la parola a loro. Veramente allora. Lui? No. Intanto mi presento, mentre diciamo non sono così brava come Mara, perciò vi ho portato solamente delle foto, però insomma diciamo quello che mi è stato chiesto è proprio di raccontare il lavoro che abbiamo fatto in questi 2 anni nelle classi. Appunto, io sono principalmente una ceramista, ma lavoro anche con le arti visive. E avete già visto il video in cui io con la classe che stiamo seguendo insieme a Barbara Valentino, noi siamo riuscite a venire prima della chiusura al museo. Perciò abbiamo avuto anche modo di visitare il museo con la guida di Paolo Costa. Cova, esattamente. Sì, va benissimo. Queste volevi? Sì, esatto. Perciò insomma, diciamo, questa opportunità che mi è stata data di lavorare in connessione col museo mi è piaciuta moltissimo. Io credo proprio nel fatto che il museo possa offrire spazi di conoscenza, e credo in questa interconnessione. Aspetta, se torno indietro, così mano a mano io volevo raccontare le foto che ho fatto in classe, diciamo le prime sono relative al primo anno. E perciò in questo caso io lavoro a Casalalta. Casalalta è una scuola alla Bolognina, quello che è il quartiere cinese di Bologna. La presenza di stranieri è molto alta, soprattutto cinese, ma anche altro. Se vuoi cominciare... Ok. First of all, she is very grateful for her experience as an artist with Musei Bologna. She's actually brought pictures from her own experience, which she will tell us about afterwards. She mainly works with ceramics, but she also works with visual arts,
and she's actually got to visit the museum. She is truly grateful for this connection with the museum, as she really thinks that it can offer a places where people can really get to know things. It's a place for knowledge and interconnection. So our first picture will actually come from the first year. Okay. Allora, diciamo, la cosa che mi aveva più colpito al museo era questo concetto di Wunderkammer, e perciò l'idea di raccontare ai bambini come nasce un museo, la collezione, e l'idea che avrei voluto realizzare e spero in qualche modo di realizzare quest'anno è proprio di creare una collezione, una raccolta di oggetti non importanti ma meravigliosi, l'aspetto della meraviglia, trasmettere questa meraviglia ai bambini. E diciamo, avevo chiesto quando abbiamo fatto la visita di incentrare in modo particolare questo aspetto e quello di questa cosa che mi fa battere il cuore, del museo dell'OM, un cassettone che diventa già un museo da solo, e questo io volevo riproporlo in classe. Ovviamente non c'è stato il tempo materiale per poterlo realizzare. Allora, nella prima foto... Ah, scusa, no, vai avanti, no, no. Perché sennò continuo. So the main focus was actually on the concept of Wunderkammer, that is a German word for wonderful chamber, wonderful room. They've actually focused their visit to the museum around this concept. So what... No, quelli lì. What they mainly wanted to convey was the fact that a collection can be started just from a few artifacts that are truly wonderful in themselves. Ok, allora, in questo caso le prime due foto, se vuoi passare anche all'altra, sono relative a, diciamo, quello che è il primo laboratorio conoscitivo che faccio nella classe, proprio per fargli conoscere l'argilla, le sue caratteristiche. Facciamo una manipolazione guidata e io stessa ho bisogno di conoscere la classe. Tenete presente che i bambini sono 22, ma c'è un bambino autistico molto grave all'interno della classe, che ha portato, diciamo, difficoltà nel centrare il lavoro. Puoi dire solo questo e andare avanti. Ok, so first of all there is a starting off laboratory where the children get accustomed to the various materials, so for example clay. The classroom is actually made up of 22 children, even though one of them suffers from autism, so it has made the work a little bit harder, but not impossible altogether. Ok, allora, avevamo tra i primi lavori che sono riuscita a realizzare questo, ispirato a quanto durante la visita guidata abbiamo anche potuto vedere, le arche che raffigurano i professori universitari con la loro insegnante. E allora io ho fatto realizzare a loro il loro mezzo busto in forma di lastra, molto semplice, però diciamo ognuno rappresentava se stesso e l'insegnante al centro. C'è anche l'insegnante, purtroppo nelle foto non è disponibile. Io avevo pensato di avere altro tempo per poter fare queste foto, però ogni bambino ha realizzato se stesso geometrizzando un pochino il volto, ispirandomi anche al lavoro di un artista che amo molto, che si chiama Enrico Bai, perciò insomma anche sempre con un aspetto di divertimento all'interno del lavoro. E vai avanti. Ah, scusa. Ah, io? Ok. So, the first works were actually inspired by the gravestones that we saw in the exhibition for the university teachers. The children actually got to realize a portrait of themselves and of their own teacher next to them. Shapes were actually pretty geometrical. This was both an homage to the gravestones, but also to another artist that she admires a lot, that's called Bai. Okay.
Allora, insieme a Barbara Valentino avevamo visto durante la visita al museo queste grosse campane di bronzo e perciò ci era venuto in mente di realizzare, io avrei realizzato e l'ho fatto, tante campanelle, la ceramica suona, produce un suono che è anche molto piacevole, che lei poi avrebbe utilizzato in classe per poter produrre alternanze, ritmi e tutto quello che le veniva in mente. Abbiamo realizzato 22 campanelle, ma purtroppo non le abbiamo mai usate. Questo è quanto. Qui ne vedete solamente tre esposte e fotografate, proprio perché appunto nessuno pensava di non avere il tempo poi. At the museum, they've actually saw some big bronze made of bells, and she has actually created them, replicated them with ceramics. Ceramic is actually a material that produces a very nice sound, and therefore her and a colleague decided to use them to create various rhythm. They created a total of 22 bells, but they never actually got to use them because of COVID. Obviously, everyone thought that they had more time on their hands. Ok, allora, questo invece è il lavoro che ho realizzato nel 2021, dove, come dire, sapevamo già che non avremmo potuto andare in classe, perciò una ceramista che non può fare ceramica, come dire, è una materia di elezione per quanto, cioè che mi piace enormemente, e allora ho pensato di creare quei bambini, di far realizzare ad ognuno di loro un libro come memoria, per l'idea sempre di mantenere questa memoria, portare avanti non solo il museo stesso, avete visto anche stamattina, libri di miniature, insomma, perciò ogni bambino doveva realizzare questo libro contenitore e ogni incontro l'idea era proprio di sviluppare un tema legato in parte al museo, legato anche però a quanto io voglio trasmettere rispetto all'arte visiva, insomma. Perciò questa è la prima pagina dove ogni bambino doveva scrivere My Art Book usando carta riciclata, carta di giornale, facendo collage e poi diciamo il pop-up che ho utilizzato spesso in queste pagine proprio per dare a loro un'idea di meraviglia, perciò c'è una porticina, all'interno della porticina ognuno doveva ritrarsi nel posto dove avrebbe voluto essere, perché effettivamente eravamo tutti chiusi in casa e invece volando con la fantasia dove ognuno voleva sarebbe voluto essere in quel momento. Okay. So this is actually a work they've done in 2021. So when they knew they could not go back in the classrooms, they got to realize a book centered around art, obviously. It was a sort of way to keep memory alive. Even the museum obviously features some book that we've seen, the books with miniatures. In every single page of the book, a theme coming from the museum or from the visual arts would then be created. The first page was the same for everyone. They realized the sign My Art Book with various materials like cutouts from magazines or various types of paper. And then there was this pop-up effect. The pop-up effect obviously draws us back to the idea of wonderful that we mentioned at the first in the first part of the project. And the pop-up actually worked with a little door underneath which each kid had to picture themselves in the place where they wanted to be most at that time. Obviously, this was happening during COVID, so when we were all stuck at home. Okay. Sì, sì. Allora, quella che avete visto precedentemente era diciamo la pagina di presentazione, la quarta di copertina. Qui invece diciamo
l'idea, la mia idea era proprio di lavorare sul museo, e perciò un acrostico, la parola museo, e un aggettivo che descrivesse quello che loro pensavano del museo. Nella cornice invece dovevano disegnare quello che loro pensavano sarebbe stato il museo ideale, un edificio che raccontava il museo dalla parte esterna. Puoi andare solo così. They wanted to work on the idea of museum. So in the very first page, they actually did an acronym for museum. So with each letter, they had to put to assign an adjective that actually described the idea of museum for the children. And then in the small picture right next to it, they had to draw their idea of museum. So the building, the outer building that to them was like the perfect museum. Ok, poi il museo, siamo entrati dentro il museo. Ognuno ha disegnato, diciamo, mi piace dare delle indicazioni, ma poi dopo ognuno può anche spaziare, i bambini debbono spaziare, perciò c'è chi ha disegnato il museo egizio, cioè nel senso che non era in modo specifico il museo medievale, ma com'è l'interno di un museo medievale. In questo caso la pagina è pop-up, perciò diciamo le statue che sono in primo piano si aprono solamente aprendo il libro, e vi assicuro che in DAD diciamo raccontare questi aspetti non è stato proprio semplice, ma anche divertente, e alla fine ce l'abbiamo fatta. Then there was a page about entering inside a museum. The initial indication were pretty much to describe what it was like to go inside a medieval museum, but obviously then the children kind of created their own version of this. Obviously it's good to let the children create on their own. In this case, the page, we can see it, it's actually pop-up, so the figures come out only when the book is fully opened. Obviously, it was kind of a challenge to describe this through distance learning, but they managed in the end, and this was one of the final products. Okay. Nella prima parte del museo ci sono anche delle maschere etnografiche, e perciò ho chiesto a ogni bambino di realizzare una maschera etnografica. La bocca si apre, purtroppo la fotografia piatta non si vede, però essendo anche questa una pagina pop-up c'è questa apertura della bocca. Se vedete tutto attorno ci sono delle lettere, e questo era un gioco divertente perché l'idea era proprio di farli anche divertire. Loro dovevano pensare una frase e per qualche motivo il vento scompaginava le lettere lungo la pagina. La frase era una specie di segreto che non avrebbero dovuto rivelare. In the first part of the museum there were actually some masks from different cultures, and in this part of the book they had to draw one of them. In this case, the mouth actually opens, it is pop-up as well. And then behind it, you can see there are many letters scattered around the page. This was actually sort of a game for the children to play. They had to think of a sentence, and then that sentence would kind of get blown away by the wind. So nobody would actually really know the full sentence except for them. It was kind of a secret. Okay. Allora, penso che i bambini abbiano anche bisogno di essere di imparare diverse tecniche. Ormai lo adotto da anni, e diverse, diciamo, conoscenze di quello che è la grafica del perciò Kandinsky, che è un mio punto di riferimento, che parla di punto, linea e superficie, e io di solito nei 3 anni lavoro proprio in modo specifico su questi aspetti. Essendo il secondo anno abbiamo lavorato sulla grafica e abbiamo cercato di intersecare le linee, di prendere conoscenza dello spazio della pagina. Questi sono 2 lavori proprio sulla linea. 2 lavori? Due lavori, su una stessa pagina ci sono 2 lavori, perché purtroppo pensate che io ho dovuto realizzare il tutto con
semplici fogli da disegno. Non ho potuto fare un libro con carte speciali, cose, ma perché in classe avevano solo quelli e non c'era modo di dare altri materiali. Perciò dovevo fare, diciamo, ridurre alla semplificazione tutto quanto. Puoi fare anche l'altro lavoro, ad esempio questo è sempre un lavoro sulla linea, per acquisire manualità, perché la fantasia, tutto quanto, ma sia nell'argilla, nella lavorazione della ceramica, cioè dell'argilla, che nella grafica, anche l'esercizio della mano è importante. E questo è un altro lavoro sempre sulla linea. Prego. During this project, they usually learn different types of techniques. It's very important that the children learn this. In this case, in the first picture, we can see a project done about a graphic. One of the actual inspirations for this work was Kandinsky, who works with dots, lines, and surfaces in general. In this case, in the previous slide, we can see two works done by the children. Obviously, we have to consider that they did not have any additional materials. They just had blank pages of paper, so they had to do the best with what they had. In the second work instead, we can see a work done around the idea of the line. Obviously, in these cases, what the children are learning is a way to use their hands and to become familiar with them. As they do with ceramics and sculptures, it's very important to know your way with your hands while doing art in general. Ok, vediamo. Abbiamo lavorato anche sui partner e diciamo inventato delle texture o dei disegni che avremmo potuto utilizzare in altre occasioni. Basta? No, diventa lunga. Se continuo all'infinito. They also work with patterns in making up different textures and designs that they could use in all different kinds of occasions. Ok. Per la copertina ci siamo ispirati a questo lavoro di Dubuffet, che non so se conoscete, sono quelli che vengono chiamati i suoi Uruloop, perché la prima era una quarta di copertina e questa è stata la copertina. In realtà in questa classe, perché sono appunto state 10 incontri, diciamo... ma non ho immagini purtroppo, abbiamo lavorato sul fumetto e abbiamo inserito all'interno di questo libro un piccolo fumetto, 4 vignette all'interno del museo, perciò ho avuto modo di parlare di questo linguaggio che i bambini conoscono molto poco, nonostante, cioè, le persone della mia età avevano una grande affinità col fumetto, loro non sono abituati, ma secondo me ha delle grandissime potenzialità di racconto, di raccontare una storia. Abbiamo lavorato sulle onomatopee che li hanno divertiti moltissimo, perciò i rumori del fumetto. Ok. Aspetta, dice questo. This is actually the cover for their artwork. It was inspired by an artist and especially by the idea of comics. Although our generation might be more familiar with comics, children are nowadays not. They had to do 4 different scenes inside of a museum, and this was actually a way to get the children to know comics and to get them to work with them. So, for example, they even work with onomatopoeias, and they had a lot of fun by associating different sounds to their written form. Ecco, queste foto sono state realizzate da un insegnante in un'altra classe, non nella classe di Casalalta. Diciamo, non tutte le insegnanti sono così
diciamo, gentili da mandarti le foto. Questa ha, non solo mi ha fatto diverse foto, io adesso non ho voluto appesantire tutto quanto, di questo libro, che poi ho chiuso alla maniera futurista, in modo molto semplice, con i bulloni a testa quadrata, perché comunque la semplicità, anche perché non ero in classe e perciò dovevo delegare alle insegnanti quello che sarebbe stato il mio lavoro, e perciò diciamo potevo seguire solo a distanza, cercando di coinvolgere il più possibile i bambini. C'è un piccolo video che spero che si riesca a vedere, che mi ha mandato un insegnante, non relativo sempre alla classe, questo esatto, non a questa classe, ma eccolo, mi è piaciuto molto nella realizzazione, con questa non è la classe del museo e ho fatto cose un po' diverse, se vedete non c'è il museo ma c'è la persona, se vedete non c'è la massa etnografica ma un uccellino, in questo caso è la casa, perché poi in questo momento loro erano a casa, nel senso che ok, un secondo, ho quasi finito, vediamo questo e basta. Ecco, queste sono le pagine pop-up. Siamo in quinta, lavoriamo sulla forma. E un tappeto, sempre per l'idea sempre dell'intreccio. In questo caso nella classe lavoravo sulle mani. È finito, grazie. Scusate del tempo. Sì, te la do un attimo, Silvia, okay. Un attimo. Vieni? No? No? Facciamo una pausa? No, no, no. No? No, dobbiamo, anzi, esatto. Oh. Dopo stiamo... Vuoi parlare? Ok, allora metto la tua presentazione. Allora, adesso parla la dottoressa Angela Bersotti, se lo puoi dire. Angela Bersotti. Ok, allora, sì, no, come sempre succede in questi eventi, si stringe, si va un po' lunghi, sempre arrivando alla mezz'ora finale, e comunque adesso ci parlerà Angela Bersotti, la coordinatrice di Muse Brescia. E poi avremo un altro intervento molto speciale. Allora, buongiorno e grazie per l'opportunità che mi è stata data di parlare di pratiche museali, delle quali mi sono occupata per un buon 30 anni nei musei civici di Brescia. Allora, ho intitolato questo breve intervento Accoglienza, Inclusione, Integrazione, perché sono quei termini che mi hanno permesso comunque di entrare a far parte del mondo muse con gli stessi modalità e gli stessi modi di procedere. E quindi dal museo a muse, che è stato praticamente il mio passaggio. Allora, il sistema museale bresciano, una piccola introduzione, è un sistema abbastanza ampio, perché sono 5 musei, quindi il Museo di Santa Giulia, con l'area archeologica del Capitolio, la Pinacoteca Tomaso Martinengo, che è stata riaperta da qualche anno, e i musei del Castello, con il Museo del Risorgimento, che è temporaneamente chiuso, e il Museo delle Armi. Quindi immaginate che è un complesso piuttosto ampio con tipologie di musei diversi l'uno dall'altro, ed essere responsabile dei servizi educativi di 5 musei è stata un'impresa abbastanza importante. Tenete conto che all'inizio, quando io ho presentato questo progetto all'allora direttore dei musei di Brescia, non esistevano in Italia
quindi più di 30 anni fa, se non pochissime sezioni didattiche, e anzi la mia proposta era stata anche accolta con un po' di riserve, quindi cioè, si intendeva il museo come un luogo abbastanza elitario dove non si poteva far rumore, non si potevano fare tante cose. Quindi da niente, cioè io ero, quindi ho presentato la proposta, progettavo i laboratori, li conducevo allestivo i laboratori, comperavo il materiale e in più anche prendevo le prenotazioni. Ora, da questa realtà si è passati ad una realtà attuale. Io ho concluso il mio iter lavorativo 2 anni fa, a una presenza di 60.000 ragazzi solo delle scuole. Quindi tenete conto che è stata un'escalation veramente importante. Introduco magari. Sì, sì, mi diciate quanto tempo. She is the coordinator for the Muse project in Brescia. First of all, she would like to thank everyone. And she is actually the person who takes care of museum practices inside of the Brescia complex. The main work she does is centered around 3 different words, so welcoming, including, and integrating everyone who goes to the museum. In Brescia, the museum is actually structured around the 5 different museums. They all deal with different types of subjects. And initially, when she first introduced the idea of guided tours for children inside of museums, so over 30 years ago, this was not a concept known in Italy. Museums were known for being very selective, elitary places where quiet had to be kept, and therefore she was the one who had to take care of every single aspect. So setting up the laboratories, bringing the materials, getting the booking. Now her work is finally done. She has been retired for 2 years, and nowadays just the children that come from school to visit museums are over 60,000, so obviously we've come a long way. Okay. Allora, nel frattempo, questo è l'ho messa come diapositiva perché mi permette anche di dire 2 parole su un progetto Muse che condurremo quest'anno. Brescia è diventato un patrimonio UNESCO nel 2011 con il sito seriale I Longobardi in Italia, i luoghi del potere. Quindi il museo, il monastero di Santa Giulia e l'area archeologica intorno sono diventati un punto di riferimento in Italia settentrionale molto importante per la storia longobarda, insieme ad altri 6 siti longobardi in tutta Italia. Quindi ho detto 5 musei, quindi tanti pubblici diversi, e per tutti questi pubblici diversi nel tempo quindi abbiamo strutturato prima la sezione didattica e poi servizi educativi che si sono occupati di diverse attività che attualmente poi si sono diversificate in 2 pubblicazioni che vengono presentate annualmente. Una pubblicazione che comprende tutte le attività rivolte al mondo della scuola ed una pubblicazione invece che fa riferimento a tutti gli altri pubblici, quindi diciamo 0 teoricamente ai 99 anni, quindi tipologie di pubblico completamente diverso. Per quanto riguarda la scuola abbiamo tutta una serie di attività che sono diventate ordinarie ormai, quindi laboratori che utilizzano diversi linguaggi espressivi, quindi i nostri laboratori sono hands-on, quindi in Pinacoteca, come in Santa Giulia, come l'Arme Risorgimento, a seconda della tipologia del museo si strutturano laboratori esperienziali, quindi pratici. E normalmente l'attività pratica avviene prima e successivamente si fa la visita in museo. Ora, per inciso, io ho lavorato all'inizio con Bruno Munari e con Giocare con l'arte, che mi ha aiutato a comprendere come quanto questo sia importante, cioè prima
lavorare e poi successivamente fare la visita al museo, perché soprattutto in Pinacoteca si capisce molto meglio davanti all'opera come ha operato l'artista. In the meantime, Brescia actually became one of the UNESCO places for heritage, and therefore there were it was most important to create different projects for each one of the public. Obviously, there are five different museums, so there are five different kinds of public coming in every day, and there had to be the perfect project for every single one taking part. There are two main ideas, one for schools and one for everyone else taking part. The ones that are centered around school age are mainly laboratories. They utilize different types of languages, of creative languages. They are first-hand-on projects, so they are actually dealing with the materials. And oftentimes, all of these laboratories take place before the actual visit. This is very important because once the children is actually in front of the artwork, they understand much better how the artist has worked to get to that point, how the art was actually realized. Allora, percorsi tematici, nel senso che non facciamo visite guidate in tutto il museo se non in lingue diverse, quindi per dare anche la possibilità di sperimentare la vista e anche ai licei in un'altra lingua, quindi in inglese, in francese, in tedesco, mentre per le scuole normalmente ci focalizziamo su un oggetto o su pochi oggetti del museo. Visite teatralizzate, molte visite e molti momenti di approccio al museo sono fatti attraverso il linguaggio teatrale. Gli operatori allora miei, io li chiamo in questo modo, hanno seguito dei corsi di teatro non tanto per diventare attori, ma per imparare un modo e coinvolgere in una maniera, attraverso il linguaggio teatrale, in una maniera diversa i ragazzi e far conoscere le opere in questo modo. Okay, some other types of visits for school are, for example, thematic visits. So they are focused around just a couple of objects, and the visit will pretty much go around them. Even though for the rest of the public, there are many more guided tours, even in different languages. And another type of activity they do is actually dramatic reenactments of the objects that are exposed in the museums. The guides actually went to do some theater courses, obviously not to become actors, but to find the best way to include and involve the children during their visits. E naturalmente tutte le attività che sono legate alle mostre temporanee, quindi attività legate al patrimonio permanente, ma anche tutte quelle attività quindi che di anno in anno vengono proposte alle visitatori. And finally, there are also obviously activities related to those to those artifacts that are in the museum for a limited time only. Obviously, there are those for the permanent section as well. E l'altra pubblicazione, l'altro programma è quello Museo per Tutti, quindi a poco mi avvicino anche all'ambito di Muse. Quindi, per quanto riguarda Museo per Tutti, ci siamo sempre rifatti ad una citazione di Alan Bennett, che è uno scrittore che lo conoscerete e drammaturgo inglese, il quale in maniera molto ironica e che noi abbiamo fatto nostra, descrive il visitatore del museo. Quindi dice: non si sa per quale motivo ognuno di noi entra al museo, c'è chi entra così per proteggersi dalla pioggia, chi entra invece per vedere che cosa fanno gli altri visitatori che guardano le opere. Tutto questo non è importante, l'importante è come se ne esce, cioè con un arricchimento tale per cui si comincia a
osservare le opere, ma anche il luogo museale, con altri occhi. Quindi questo è un viaggio avvincente. Quindi in maniera ironica, però, è diventato un po' il nostro credo. Then there is a second project, as I mentioned before, the one for the whole public. This is called Museums for Everybody. This is much closer to the intention and objective of Muse. They are actually inspired by a quote by writer and dramaturgist Alan Bennett. It's actually an ironic quote, but they kind of made it their own. Pretty much the quote goes that nobody really knows why they go inside of a museum. They might go inside because it's raining, because they want to observe the other people who are in the museum. But what is most important is how you come out from the museum. So how your point of view has changed throughout your visit. Allora, quindi qui una diapositiva, direi, dietro l'altro, quindi delle attività sono rivolte, sono state strutturate per museo, chiamate museo in famiglia, quindi delle attività mensili, chiamate weekend in arte, arte in scatola, quindi il visitatore, la famiglia, il nucleo familiare, il gruppo, adulti e bambini può entrare, noleggiare una valigetta per fare con dentro tutti dei materiali e le istruzioni per l'uso e visitare il museo davanti ad alcune opere. Abbiamo il continuo a parlare in prima persona, anche se non è più così, il compleanno museo e poi il summer e lo spring camp. Quindi una possibilità anche in orario, in tempi extrascolastici, di frequentare il museo e di lavorare su queste opere. So there are many activities offered for families. First of all, there is a weekend in art. This happens monthly, and the family gets to visit the museum during the weekend. Another nifty activity is actually art in a box. At the beginning of the visit, they can actually rent out a box that's filled with various materials and instruction on how to use them throughout their visit. Then there is the possibility to celebrate their own the birthday at the museum. And there are also two camps, one during the summer and one during the spring for the families. Poi per giovani e adulti, dei percorsi teatralizzati, inviti ad artisti d'arte contemporanea, nonostante noi siamo, cioè i musei bresciani siano di arte antica, e con artisti contemporanei, quindi dei seminari, corso di storia dell'arte, che è anche un momento di conoscenza del museo secondo dei canoni più tradizionali. E arrivo invece a quello che mi sembra molto vicino all'aspetto anche degli obiettivi di Muse. Un progetto che è stato fatto e che è diventato un servizio permanente nei musei bresciani è quello fatto con il FAI, un ponte fra le culture, in cui ci sono stati degli incontri specifici sulle musei, sui luoghi bresciani d'arte con i cittadini di origine immigrata che hanno cominciato a far parte degli operatori museali e che ormai sono diventati un servizio permanente e che ogni mese presentano in lingua originale i musei, le opere o quant'altro ai propri concittadini. Quindi è diventato un servizio estremamente importante perché ci ha permesso comunque di far conoscere il patrimonio ed era un'esigenza da parte di questi pubblici, fra virgolette, diversi, il fatto di avere comunque un nuovo senso di appartenenza al luogo nel quale sono arrivati a vivere, quindi chiaramente di tradizioni, culture, eccetera, diverse, ma che poi hanno avuto bisogno di appartenere al territorio nel quale si trovano a lavorare.
So there are many activities, as the slide before says, for young adults. Some of them, for example, are dramatic reenactments, just as the children. And there are also some artists, local artists, that do contemporary art, that come around to do some exhibitions. And there are also history art courses. The most important project, and that relates most to the museum project, is actually the melting pot one. In this case, some immigrants actually come in to the museums and do the visit, and they study to become tour guides. In this case, then, once a month, they actually do guided tours to their ex-compatriots in order to spread the knowledge and culture from their new this new environment to other people. Obviously, this also creates a kind of new sense of belonging that they really need to feel one with the place that where they are now. Quindi poi ci sono tanti servizi aggiuntivi che qui comunque scorriamo, quindi percorsi per sordi, per ciechi. Uso questi termini perché abbiamo lavorato comunque le associazioni dei ciechi e dei sordi che sono, ci tengono ad, che si utilizzi questo linguaggio, non un linguaggio di non vedenti o non udenti. E con tanti altri progetti anche speciali, quindi nelle carceri, nell'ospedale pediatrico e in quant'altro. Ma la cosa che a cui volevo arrivare è al fatto che oltre al luogo museale è molto importante la competenza, la professionalità di chi è mediatore del museo stesso. Cioè fondamentali sono le competenze degli operatori che lavorano all'interno del museo. Quindi in questo caso è un processo in continua evoluzione, di continuo aggiornamento, in modo che poi i visitatori ne abbiano una fruizione consapevole e arricchente. There are also many other services that the museum offer, for example, guided tours for blind or deaf people, or in some occasions even for the hospital, pediatric hospital, and even for prisons. What matters most in all of these cases, in all of these services, is the professionalism of every single person involved that works as a mediator between the museum and the visitor. And this is obviously something that's continuously evolving, trying to improve itself and to offer the best service they could. Professionalità e competenze, e qui vi faccio vedere due immagini prima di concludere con Muse, che riguardano anche delle mostre permanenti, per dire quanto comunque le competenze e le professionalità di chi opera nel museo è in continuo aggiornamento. In questo caso faccio vedere due immagini che sono degli operatori museali che in occasione dell'inaugurazione della mostra in Santa Giulia Dada 2016 praticamente hanno ricreato un momento del Cabaret Voltaire, quindi riproducendo anche e travestendosi da dadaisti del tempo. In this case, these two pictures come from the opening of a new exhibition at one of the museums, and to show the professionalism and actually forwardness of every single operator involved. In this case, the operators had dressed up and recreated one of Voltaire's cabaret coming from Dadaism. Zubigo. Dallo? E 2016. No, no, il tipo di arte? Dada. From Dadaism art. Ecco.
Quindi a questo punto tutte queste competenze, queste conoscenze le sto trasferendo a Muse Brescia e Muse Italia. Sempre però tenendo conto del fatto che museo e muse viaggiano su binari paralleli che a volte si incrociano, perché le finalità comunque, pur lavorando su linguaggi artistici, su linguaggi espressivi e quant'altro, il museo ha la finalità di far conoscere le proprie opere, ovviamente, e il patrimonio permanente, comunque le opere esposte in maniera temporanea, attraverso tanti tipi di linguaggi. Muse utilizza comunque tanti tipi di linguaggi espressivi, non tanto per far conoscere un'opera, quanto per far sperimentare delle, chiamiamole tecniche, delle discipline, in modo da favorire la libera espressione. In generale, però, sia Muse che il museo hanno come priorità il fatto dell'accoglienza, dell'inclusione e l'integrazione. Quindi i progetti per Muse Brescia, e devo dire che io sono arrivata a Muse Brescia purtroppo alla fine del 2019, quindi nel periodo peggiore nel quale avrei potuto arrivare, però abbiamo impostato questi tre progetti, che sono uno in arte, che per me è molto importante, perché fa conoscere ai bambini e alle bambine delle varie scuole nelle quali lavoriamo i luoghi nei quali gli artisti operano, perché a volte sono bambini che non vanno al museo, non vanno a teatro e quant'altro, quindi identificano, magari mi sono fatta questo problema, identificano il luogo nel quale l'artista opera come la loro scuola. L'artista invece opera in luoghi istituzionali, quindi abbiamo fatto delle condivisioni, degli accordi di collaborazione con il Teatro Grande, il Teatro Sociale, una collezione molto importante di arte contemporanea, la Biblioteca Corignana e quant'altro, in modo che alla fine dei diversi laboratori i bambini, a seconda della disciplina, andranno a visitare il luogo nel quale gli artisti della loro disciplina lavorano. Un altro progetto è Integrazioni, che cominceremo tra poco, che è sul relativo al decennale del riconoscimento, le celebrazioni, diciamo così, del decennale del riconoscimento UNESCO di Brescia, sul quale lavoreremo con la Biblioteca Corignana, non tanto sulle opere del museo, quanto sul un importante processo dei Longobardi in Italia, che hanno storico, che hanno portato attraverso l'integrazione di diverse culture alla nostra cultura, che secondo gli ultimi studi fatti e i recenti studi fatti, che hanno rivalutato il ruolo dei Longobardi. Infine, si stanno predisponendo comunque delle condivisioni, stanno facendo incontri in occasione, in vista di Brescia Bergamo, città della cultura, con istituzioni di Bergamo, in questo caso dovrebbe, perché stiamo facendo delle ipotesi, dei progetti, con i musei storici di Bergamo e per quanto riguarda l'aspetto dell'inclusione e dell'integrazione, con il FAI, un ponte fra le culture. Obviously, the competences that are needed for museums and for the project are very important, and in most cases they actually intertwine. Museums have the objective to get people to know works of art and their own history, while at the meantime, Muse E uses many different languages.
in order to get the children and people in general to know the work of art and to actually experiment using different techniques. But in general, their main objective is including everyone and welcoming everyone, regardless of their culture, heritage, or economic situation. And currently, at the museum in Brescia, there are three different projects that are, have been going on since 2019. The first one is called In Art. In this case, children get to know the places where artists actually work. So, for example, theaters, art exhibitions, or libraries. Second one is said celebrates the 10-year anniversary of Brescia getting to getting known as a UNESCO place, and studies how medieval history has evolved and turned into our current history and how it has affected us. And then there is a new project that is put in contact Brescia and Bergamo as culture, as cities of culture for the year 2023. Ecco, queste sono, questa è la conclusione di quanto sia importante in ambito educativo il fatto di continuamente ricercare, di sperimentare, di approfondire, però di guardare che cosa succede intorno a noi, tessere relazioni perché diventa estremamente importante in questo periodo, soprattutto il dialogare, il confrontarsi e secondo noi il fare rete, perché poi da soli alla fine non si arriva a niente. Grazie. Speak in English. Okay. And you translate to Italian. So you speak in English, I translate to Italian. Yeah. Okay. Heritage. Remember, Bologna. Tu sei Bologna. Uh-huh. Well, Bologna, first of all, my name is Gabriel. PDF. For this, for me the same. PDF, you want. No. My name is Gabriel, and first of all, I want to say thank you, first for the museum, for the route, thank you very much, to Domenico, and in a special way to the mama that is not here right now, that is Rita. What I'm talking about right now, very, very quick, is about one project that we have there that I explained in Lisbon. So what I want to say right now is when we talk about creando puentes, building bridges, we build bridges between the school and the museum, of course, but the school with the families, with the society, and the museum with the society. The idea is create community that is not the same as a society. As you know, we live in a town, Puig, with four cultures, four different cultures, and the idea is that these four societies or these four religions or groups create one only, no society, so community. The idea, we make a catalog of educational activities to promote the use of the city as a result, in an educational way, of course, and give the teacher a useful world tool for develop complementary activities. And the idea is promote the spirit of coexistence. I always say that we don't integrate nobody because all of us live in the same place. Our priority is not the integration, it's the normalization. So we try to do because we are all the same. So
Okay, I translate. Vorrei iniziare ovviamente da ringraziare il museo e gli organizzatori di questa possibilità. Iniziamo parlando di appunto creare ponti. I ponti non sono unicamente tra la scuola e il museo, sono anche appunto tra la scuola, la famiglia, ma soprattutto anche per la società. L'obiettivo di questo intero progetto è alla fine quello di creare una comunità. Viviamo tutti in delle città con delle culture molto disparate e diverse, ma che alla fine si ritrovano in un'unica comunità. Il loro obiettivo principale è quello di creare un catalogo di attività che possono essere utilizzate all'interno, che possono essere utilizzate per sfruttare la città come un luogo di educazione, per promuovere la coesistenza tra i cittadini. Come appunto non si tratta in questo caso di integrare qualcuno, perché già tutti viviamo nella stessa città. L'obiettivo vero è quello invece della normalizzazione. Ok. Non senso. The idea as Plutarco said is that don't worry, that the city is the best structure. Okay, but we are talking about a long life experience, educational experience. So if you see this the next time, push, okay. We don't only teach pupils, we don't only teach children, we have to teach adults too. It's like the member of the Brescia have just told us. But how can we do? We can say then, come here, or we can go, or we can go where they are, because there are some communities that can move. Like in another school, Amities, I always say that, for example, we go to new city or residence for all people who can go out. So we go there to make workshops and try to show our heritage, because they don't have the opportunity when they were young to learn about our heritage, our history, and to make that community. I have just to tell you. Okay. I continue. So another group, the prison. And although things sounds strange, we go to prison too to teach heritage, to teach history, but to try to make this community, this identity is what we are talking about, really. And you know that, I suppose, in Italy or in Germany it's the same, and another one, there is some, we say third degree. If you are good on prison, you can go out to make activities. And I think the more interesting way to integrate, and this is where I call about integration, no cultural integration, because we say that if I have to integrate somebody because he's different or have a different culture, it's because I think that I'm better than him, because I think he's different than me. But when you are in prison, is when you really to integrate in your own society. So we take it out to make visits, workshops too. Okay. Don't sleep? No, we don't have time. Ah, well, we have time. Okay, sorry. So I go fast. Of course, we make dramatists visits. And it's what I like very much, because this is, for example, our Roman Basilica. And it depends if the Roman Basilica is, the actor is a togado, as you can see here, or is a legion, a legionary, or a military Roman, for example. It changed totally, because the idea is that this man tell us that he saw the basilica, no? Okay, again, of course we work with families. I always say heritage in family, with workshops, and in this case Roman. And if you put again, please,
Islamic too, of course. We make Islamic pottery. What is the idea? Again, that as you can see here, you have the mother and his son. Maybe, I'm sure, the mother don't have the opportunity who the son have at the school. So there is a part of our society that we always forget. And of course, here don't appear, but the grandmother, we saw that we try to teach you to, we try to work with them too, okay? And of course we try to take all this idea in the special day, as the European Heritage Day or the the World's Heritage Day, for example. Here we make an activity looking for graffitis on our fortifications. Ceuta has a lot of one. Who call cazadores de graffiti, means graffiti hunters. And we make groups with, as you can see here, cousins, family groups, looking for the graffitis, and we teach them how to investigate. We make them professional on heritage for one day. It's incredible, but sometimes they found things that we can see. Okay, what is the idea? The community, the old me, the new me. And if you put again, how can I explain you that? I can show you one day, the 24th of May of this year. Maybe a bad day. I don't know if you know that we are just in Africa, we have surrounded by Morocco, and this day, the day before, I show you, Morocco opened the frontier. 10,000 people entered in my town. And what happened? That the leader of the extreme right, a political leader of the extreme right, a fascist, come to Ceuta with protests. Here you have the people of the right is the fascists, saying we want a wall. I don't know if you're, it's like Trump, no? Make a great again, we make a wall. And here you have people that are Muslim and Christians, the same, of left political ideas. As you can imagine, that day was not very well day with the police in the middle. And I say that one because everybody knows, no, what I mean. Okay. At the end of the day, we have a fortification. They enter, the main enter of the town, have a door with a Christ, with a lot of flowers. And somebody destroy all the flowers. The people say that we are the Muslims. Remember, create a community, no? So then it's not very good for making a community. Warning, man. Warning, because this contains. Warning for me. This is what really happened this night. Okay. Okay. Let's go. Do you have an inscription? Yeah. Oh. Man, oh well. So just some second. Look at that, because the sound is a Muslim say, look at that. A Muslim woman cleaning the Christ chapel in the middle of the streets. That day was not a bad day. That day we go out. Oh, if you want to finish, he go, okay? She go, we are under of time. Okay, warning. No. No? Again? Okay. Again? Okay. Yeah. Oh, fuck. Don't worry, man. Here. Inizia la diapositiva con Vale, perfetto. And the day before, all the community, all the Muslim community in my town buy flowers and put on the Christ. It's what I mean when I say we have to create community.
And this is our is your identity. We are in Bologna, but it's the identity of the Mediterranean people too. So it's, we are not talking about people of the other side of the world. We are talking about people who live with me and who live in the other side of the Mediterranean. I mean, for you, Libya, for example. No, for German or Greece, Turkey. People who have more in common than we imagine. Just before I finish, the best day ever for me. I always feel really emotionate, no, when I saw that. No, and look at that one, that imagine. What for a child put on Facebook for his father, because I say, my son, teach me. It's what I have. We don't say this is Gothic, this is Renaissance. This is our identity, and this is the Bologna identity, or the Ceuta identity. It's the same because it's for the citizens, and it's what I mean when we make community. This is, I think, what we have to do, in my opinion, of course. Another community who don't need presentation here is our Hindi community. I look at his Ganesh. It's a god from them. And when they take out of the temple to put on the water, on the bay, the North Bay of Ceuta, they have to go out the town and cross in front of the chapel of the Christ. And here you have Ganesh, say hello to the chapel. It's like to pray together, no? It's like to integrate your identity with my identity, but it's because we are the citizen of the same city. So here we are. This is Europe, this is Ceuta, and this is Africa, and thank you so much. Thank you. Bravo, bravissimo. Vai, dimmi due cose che devo mettere. Vai. Ah, niente, mi devi tradurre. Di chi? A me. Ah, ok. Grazie. Che bella questa. Wow. Wow, ok. Sono così. Allora, Sissa. Allora, buongiorno, siamo arrivati alla fine di questo incontro. Non c'è molto tempo, perché comunque insomma è 1:30 e volevamo anche essere puntuali. E, ovviamente spero che ci sia stato anche abbastanza tempo al di fuori di queste 2 ore comunque per parlare di quello che ci preme e che ce ne sia anche dopo. Però ovviamente dopo, se qualcuno volesse parlare, è benvenuto. E volevo fare un ringraziamento particolare a chi oggi doveva esserci, non c'è stato perché è malato, e anche proprio 2 speaker, la professoressa Antonella Coppi della facoltà di educazione dell'Università di Bolzano, e Alessandra Larva dell'Università Cattolica di Milano, che ha anche collaborato con noi all'organizzazione, ha fatto le grafiche, insomma un sacco di documenti che sono serviti a tutti per partecipare a questo meeting, e anche l'Università di Ghent del Belgio, che doveva venire, sono mancati, e va bene. Così, insomma, perché il periodo ha delle complicazioni per fare i meeting in presenza, però comunque la cosa più importante, come il lavoro con i bambini e come tutte queste nostre connessioni del museo, della scuola, del metodo Muse e delle varie arti,
che si intrecciano, e insomma l'importante poi è arrivare in fondo, nel senso di saltare l'ostacolo e guardare all'ostacolo successivo. E vi ringrazio molto. Final translation. This is the end of this presentation. We're running out of time. We really hope that you got the chance to talk about what really matters to you, and that you will have the time in the future. Obviously, if later on some of you want to say something, you're more than welcome. Especially, he wanted to thank who should have been here but could not attend due to various illnesses, like Professoressa Coppi and Larva and the University from Belgium. Obviously, it's a very complicated time to do meetings in presence, but what matters most, what matters to this project, what matters to MUSE is not to stay stuck when there is difficulties, but to overcome them and go always forward. That's it. Thank you very much. Mi puoi dire qualcosa? Forse tu? Okay. Bene. Grazie veramente a tutti, e un grazie anche alla nostra insegnante Sonia Mammarella, che ha partecipato, perché sappiamo che per MUSE è veramente, come abbiamo visto e detto, importantissimo il coinvolgimento degli insegnanti e di tutte le istituzioni scolastiche, perché proprio MUSE è un progetto all'interno della scuola. Grazie. E grazie anche a Cecilia che ci ha supportato in questo momento. Speriamo a presto con altri progetti internazionali. Grazie a Portogallo, Spagna e Germania e ai loro rappresentanti. Okay. Those were just the final thank yous to everyone involved, teachers, schools, and obviously everyone participating from abroad. So thank you again.